Don Pugnisi ci ha chiamato nella sua parrocchia. Lui aveva dei bambini che erano per lui come figli, non erano bambini e sani. Mi amava. Quel giorno ci ha chiamato a noi, a Rita Borsellino, il genitore della gente Agostino. E l'abbiamo premiato questi bambini. Poi ho dato una testimonianza e l'ho lasciata là. Non sapevo che dopo 20 anni uno scrittore, Roberto Mescetta, l'ha messo nel libro di Don Pugnisi. Ora questa testimonianza per me è molto importante, perché mio figlio sarà ricordato con un beato. Me la voglio leggere? Una giornalista, Delia Parrinello, del Giornale di Sicilia, lo volle intervistare a Padre Pugnisi, e subito dopo il nostro parroco venne da noi tutto contento per dare il via alla gara delle femminucce. La sera delle premiazioni si svolsero nell'ampio auditorium delegazione del quartiere affollato. Coppe per i primi e medaglie per tutti. I premi bambino con accanto i loro genitori li ricevettero da Rita Borsellino, dal genitore della gente Agostino e da Rino Martinez, che fu il conduttore di quella splendida serata che fece provare tanta gioia a Padre Pugnisi e a noi del comitato intercomunale e ai giovani della parrocchia che ci avevano aiutato in questa impresa. Tra una premiazione e l'altra, la signora Schiera mi chiese di leggere a pubblico presente in auditorium una sua testimonianza per ricordare il figlio, l'agente Agostino, ucciso il 5 agosto del 1989 assieme alla moglie Ida Castelluccio e al bambino che lei aveva in grembo. Le toccanti parole della mamma dell'agente Agostino fecero commuovere un po' tutti, anche me che le stavo leggendo. Queste che seguono sono parole partorite dal dolore di una madre che ancora oggi chiede nelle varie occasioni e ricorrenze insieme al marito, l'uomo dalla barba lunga e bianca, giustizia per suo figlio. Vorrei come mamma cominciare questa mia testimonianza ricordando con poche, semplici, sicuramente insufficienti parole il mio dolore, il mio sgomento, il mio errore per questa strage. Vorrei rendervi partecipe di come mi sono sentita nel vedere i miei cari davanti ai miei occhi, vederli stesi a terra in un lago di sangue. Quel figlio che avevo concepito, cullato, cresciuto e amato. Vedere la sua giovane sposa per terra che cercava di avvicinarsi al suo nino per morire accanto a lui. Come si può dimenticare che Nina e Ida hanno visto stroncato sul nascere quelle dolci speranze di diventare genitori, di vedere il proprio figlio, di crescere e amarlo, e chissà, se fosse stato un maschio sarebbe sicuramente stato leale e coraggioso come il suo papà, che avrebbe potuto dare tanto all'Italia del domani, oppure se fosse stata una bambina sarebbe diventata una coraggiosa e combattente donna siciliana che avrebbe contribuito assieme alle altre donne a una Sicilia migliore. Come familiare di vittima vorrei precisare che la morte non colpisce soltanto le persone uccise, ma tutta la loro famiglia, perché da quel momento in poi la vita diventa un incubo. Questa gente non ha solo la coscienza, solo le vittime che hanno loro materialmente ucciso, ma anche le persone di casa, le mogli, i figli, i genitori, i fratelli, le sorelle che subiscono questa violenza inaspettata seguita da un profondo senso di impotenza. Mio figlio, come le altre vittime della mafia, ha sacrificato la sua vita e quella della moglie e del figlio per servire lo Stato. E allo Stato gli chiedo giustizia. I miei cari sono forse morti inutilmente, non possono ferirmi ancora, ed è per questo motivo che finché avrò un filo di vita continuerò a lottare, andrò ovunque a protestare e gridare il mio dolore di madre, perché quando mi vedranno tutti dovranno pensare: ecco la mamma della gente Agostino, Antonino, che aspetta ancora che sia fatta giustizia. Purtroppo abbiamo giustizia negata. Ecco, signora. L'applauso dei presenti condivide questo suo accorato appello, questo suo dolore che traspare dalle parole per un figlio, una nuora persa. E lei, come giustamente ha detto e ha scritto lì,
non viene distrutto soltanto, diciamo, ecco, della cosa, ma non viene la testimonianza sua, ma non viene colpito soltanto la persona che muore, viene colpita la famiglia. Io ho visto, se me lo consentite voi, un minuto soltanto, Mario e Corrado, quando è stato ammazzato Paolo Giaccone, e la mattina aveva accompagnato la moglie e la figlia in via Roma perché dovevano comprare la corda del violino. E quando, dopo averla accompagnato, dopo una mezz'oretta, un quarto d'ora, mezz'ora, così che è stato, sentono una sirena. La madre dice alla figlia, Rosa Maria Prestinicola si chiama perché è viva, Millù, primo morto della giornata. Non sapeva che quel morto era proprio il padre, e quella famiglia è stata distrutta. Al tavolo, quando si mangiava, mancava sempre un posto, mancava un posto nel letto, mancava un posto dappertutto. Quella è stata una famiglia distrutta. Io posso capire il vostro dolore e condivido il vostro appello. Speriamo che si faccia qualcosa e che le cose vadano avanti, ve lo auguriamo di tutto cuore. Grazie. Poi vorrei passare a Mario. C'è la signora che legge una poesia. Ah, la signora vuole leggere, c'è la signoria che vuole parlare, poi. Sì, senz'altro. Facciamoli parlare. Ecco. Buonasera a tutti. Io sono Lina La Mattina, non ho parenti uccisi dalla mafia, però scrivo poesie da circa 35 anni. Dopo la morte di Paolo Borsellino, la mia... Prego. Dopo la morte di Paolo Borsellino ho cambiato totalmente il mio stile. Mi sono dedicata a scrivere soprattutto poesie contro la mafia. Io scrivo in siciliano, ho pubblicato 3 volumi, a Palermo ormai sono considerata quasi l'erede di Ignazio Buttitta, perché sono molto dura, molto tosta, non ho paura di niente, di nessuno. Tanto vado in giro nelle scuole a parlare di antimafia. Una volta un ragazzino mi disse: signora, ma lei non ha paura? No, gioia mia, perché è arrivato a un certo punto della vita, ognuno deve fare una scelta, scegliere da che parte stare. Io ho scelto di stare dalla parte dei giusti, e sono 35 anni che scrivo contro la mafia. Grazie. In questo ultimo volume, scusate, io sono una persona molto emotiva. In questo ultimo volume, Parabola significa, tutte poesie in Sicilia, sono tutte poesie dedicate a questi morti, che conosco un po' tutti. Paolo Borsellino, dalla Chiesa, Peppino Impastato, c'è la poesia anche per i suoi figli, Falcone, Terranova, Gaetano Costa, che abitava di fronte a me. Quindi il mio è un impegno continuo, costante. Certo. Però vi vorrei leggere cosa penso io della mafia oggi. Analisi di Nachiaia, Casefa Cancrena. Erede delle capi storici, oggi non sono più baruna su casango, né patuna di vaduna e di campagne, ma siddo qualche pezzo di 90 ancora a ligna e sullo rimasuglio dello vecchio stampo. Le mafiose ora sono tutte allecciate, fanno scuola, avanzano di grado, conoscono la Bibbia e la culinaria, e quando spiccano lo volo non solo se non cicano di sangue, ma miliardi, armi e gioga. Per meglio dirigere l'orchestra si inciusciano alle correnti di palazzo, s'accudano alla coda di cusvin e bannere, e una volta afferrato lo purpo, come un ucico alla minna, s'appizzano alla seggia dello comanno. Con lo tempo, le pilancia lo cuore, la coscienza impiccata all'agnone, diventano menisse, presidente, avvocate, portabuzze. E mentre la gente non capisce più niente, come le zorba infattiscono conte svizzere e passaporte estere. Più dannose di funce e crastuna, contagiose come peste e vaiolo,
si trovano spesso ingramagliate di incessane, misteriose disegne, a tessere come ragne le file e le trame tra lo vecchio e lo nuovo mondo. E quando scade lo contratto, manco a carcagnate se ne vanno. Arrestano assettate a peso morto, con la vava alla bocca, le carni arrepodute, sopra casciabanche del ricatto antiche, insieme a quando uno spunta come luna a mare chiaro, cusape con mestere a fucare, come cravattare le mosche cavardine, calomele volessero allappare. No. Se posso leggerne un'altra in italiano, scritta di pochi giorni? Sì. Perché è molto significativa in quanto la rabbia per tutto quello che accade mi ha portato ad essere arrabbiata persino con Dio. No, però ascoltando sotto è tutto amore, uno squarcio nella mente. Dopo una vita di sogni, illusioni, di alti voli e basse cadute, tra pensieri di male, di bene, di giorni al sapore di miele, fiele, di inganne, parole, amore, rabbia talvolta per certa gente, parenti serpenti, false religione, tranne l'incrollabile fede in Cristo, mia unica certezza che mi ha sempre guidata sul tortuoso cammino della via. Dovevo arrivare fin sulla vetta per rendermi conto. Non senza sconcerto, cosciente dolore, ribellione pure contro il cielo, gli infami, il mondo, il destino, l'esistenza senza l'esistere, l'ingiusta giustizia, regola forse nata con l'uomo, con biglietto d'ingresso in questo mondo di lupi, di marionette dalle rosse guance e finti sorrisi laccate sulle bocche, che spesso, molto spesso, l'amore, la bontà, l'onestà uccide. Così come ha ucciso e inchiodato sul calvario della vita i migliori, coraggiosi uomini affamati di verità e giustizia, colpevoli solo di aver lottato per un mondo migliore. Per cui, ricordando un 9 e un 23 maggio, un 19 luglio, un 5 agosto e soprattutto un 15 settembre, che un velo si squarcia nella mente, esplode la ribellione, divampa come fuoco sui monti, bruciando sulle labbra un perché. Perché, Signore? Perché permetti che si mettano uomini in croce? Perché dopo aver sacrificato l'unico tuo figlio, senza colpa alcuna, continui con altri innocenti? Tu, che tieni in pugno le file, il destino dei tuoi figli, perché ci mandi allo sbaraglio, ci condizioni, ci alletti a predicare amore, onestà, a lottare per il buono, il giusto, sapendo che giustizia non esiste in terra? E intanto che ancora sangue scorre, i fedeli servitori del demonio ridono, godono, scialacquano, rubano, stuprano, uccidono, tentano pure i santi, si beffano di noi, poveri agnelli figli del buon pastore. Prova ne è Don Pino Puglisi, i tanti martiri innocenti, l'ingiusta croce di Cristo, di cui nel sacrificio, nei 2000 anni di luce, buio, guerra e preghiere, sono bastate a redimere, cambiare il mondo, l'animo umano. Eppure sei stato tu, Signore, a dare alito e vita a questo fango. Vero è, ci hai dato pure il libero arbitrio, ma cosa serve se non ferma stragi di innocenti? Grazie a tutti. Grazie, Signore. Grazie. Grazie per la sua testimonianza in poesia. E forse c'era, ecco, una signora che voleva intervenire, e poi Francesco Domenico Dolce. Buonasera, ci avviciniamo un po' alla conclusione perché... sono Rosalba Lala. Io ho sentito poco fa commossa il racconto del signore Agostino e della moglie, e allora mi sono posta una domanda: i giovani crederanno mai in questo Stato, in questa giustizia, in questa società? La società siamo noi. E allora io dico a questi giovani, proprio se mi ascoltano, di non scendere mai a compromessi con nessuno
di non chiedere mai per favore quello che ci spetta per diritto. Poi mi sono chiesta pure un'altra cosa. Signore Agostino, lei quel giorno, quando sono venuti i poliziotti a casa di suo figlio a fare la perquisizione, ha mai saputo chi fossero? Credo proprio di no. La magistratura ha mai indagato per sapere chi fossero tutti i poliziotti, ma dico proprio tutti, quel giorno in servizio? Da lì si ci potrebbe pure risalire. Un'altra cosa ancora. Un appello a questi poliziotti che sono venuti a casa sua lo voglio fare io. Proprio a nome di tutta la società, di tutti i siciliani onesti, se non avete il coraggio di andare personalmente da un magistrato, in qualche modo fate arrivare questa notizia al signor Agostino personalmente, perché solo un cuore di papà o un cuore di mamma veramente può chiedere giustizia e portarla direttamente a un magistrato. Grazie. Grazie signora. Francesco Domenico Dolce. E poi se non ci sono altre domande o cose, chiudiamo. Buonasera a tutti, sarò brevissimo. Intanto ringrazio Mario Macaluso per questa opportunità che mi ha dato di partecipare a questa interessante manifestazione, che secondo me per l'importanza e per la presenza non solo dello scrittore, ma di Agostino, che è un simbolo della Sicilia, che io conosco personalmente, sono stato a casa sua nel 1990, e poi lo dico con chi, con altro personaggio che ha portato solidarietà alla sua famiglia, perché lei è stato un combattente della mafia e uno che ha chiesto giustizia sin dal primo momento con vigore, coraggio e con le idee chiare, ed era diventato a Palermo, mi ricordo, per quel periodo frequentavo Palermo per motivi di attività amministrativa, Palermo lei era il numero uno, perché è diventato il simbolo non dell'antimafia solo, ma di una coscienza civile che penetrava nel cuore della gente. Ha avuto questa capacità di sensibilizzare il popolo onesto. Credo che quello che ha dato lei nel senso dell'antimafia, nessuno insieme, associazione e tant'altri, sono stati capaci, perché l'ha portata avanti con il cuore del padre, con il cuore di una madre, che io ringrazio per essere presente questa sera. Ma ritornando al tema, perché abbiamo lo scrittore qua, dico, io si parlava che il mafioso diventa pazzo per uscire dal carcere, per avere agevolazione. Personalmente, per come ho letto sempre la mafia, il mafioso è uno che tiene al territorio, è determinato, tiene al suo onore e difficilmente assume una funzione di dequalificarsi e di annientarsi, perché uno che si dichiara pazzo e uno che si annienta dalla società non è più nessuno. Io la penso così. Allora giustamente lei l'ha chiarito, per questo non c'è bisogno più del mio intervento, lei sa che è una strumentalizzazione che cercano di fare, ma quelli che non si pentono, perché quello che è pentito è uno fuori già dalla mafia. Cioè non, vorrei che, se ho torto o ragione, che lei lo dicesse. E quindi il mafioso vero ci tiene ad essere mafioso, ci tiene a essere riconosciuto nel territorio come uomo che comanda e come uomo che ha le idee chiare per governare il territorio. Perché è un governo che si antepone allo Stato. E quindi, allora, per ritornare allo Stato, io non voglio fare ora il difensore dello Stato, dottor Agostino. Lo Stato è la società, siamo tutti noi. Nello Stato ci sono stati tanti altri carabinieri, poliziotti, giudici, magistrati che hanno perso la vita perché credevano ai valori dello Stato. Quindi diamo atto, così come in questi ultimi anni, io credo che le forze dell'ordine, la polizia, i magistrati hanno fatto molto per mettere dentro personaggi che nessuno si aspettava. Quindi questo riconoscimento è... benissimo. Allora il discorso è vero. In Sicilia, e concludo, ci sono alcuni fatti, come quello di suo figlio,
ma come tanti altri, come anche la questione Borsellino e tanti altri, che ancora lo Stato non ha fatto giustizia. Allora questo dobbiamo chiedere partendo dal basso, che lo Stato italiano faccia giustizia dei casi irrisolti. Questo mi pare che sia la cosa fondamentale che si chiede. E mi dispiace, e concludo, che in una manifestazione come questa, doveva essere una persona di sensibilizzazione nuova alla città di Cefalù, nella sua gran parte di politici, sindacalista, gente comune, avesse partecipato, perché la ritengo una delle manifestazioni più importanti che in questi ultimi tempi abbiamo fatto in questa città. Grazie. Grazie Francesco Domenico Dolce. Vorrei... Noi abbiamo fatto, ecco, un incontro 4 anni fa su Peppino Impastato, che quando ricorreva l'anniversario della sua morte, qua eravamo soltanto in 10 persone. E quindi, ecco. Ecco. Un minutino solo. Prego, un minutino solo. Sì, anche sì. Meno. Giovanni Palazzotto, ma si sente? Non lo so. Sì, si sente. Allora, io appartengo a Cittadinanza per la Magistratura, è un'associazione, e volevo rispondere a Beppe, Giuseppe. E secondo me essere oggi qua, e siamo venuti qua per questo, è importante, perché serve a dar forza a quella linfa sincera della legalità che già molti si cominciano da tempo anche ad avvicinare. Ed è un ringraziamento allo stesso Corrado, scrittore del libro Mafia da leggere, da legare, dove chiaramente il sinonimo dovrebbe essere matti da legare o mafiosi da legare. E una mia esperienza brevissima, in un convegno di Gela l'altra volta si parlava di cultura e un onorevole diceva: la cultura mafiosa, la ripeteva sempre. Allora io ora vorrei porre una domanda a Corrado, e io mi sono alzato e andai da questo onorevole, onorevole Pagano, e dissi a lui di non ripetere più questa parola, perché la cultura è tutta un'altra cosa. Se noi andiamo a dare linfa a un pensiero come se esistesse una cultura di un pensiero, certo, lei forse neanche sa intendere quello che voglio spiegare io. Cultura è una parola bellissima, è la cultura dello scrivere, è la cultura della poesia, della pittura, dell'arte, del senso della comunità. Lei deve definirla mentalità criminale deviata. Io non le so dire, da tecnico tematico, se le sto dando un'espressione giusta di mentalità deviata, però cultura mafiosa è un'offesa, perché la cultura etimologicamente è la parola della ricchezza, del voler dare un senso al vivere del civitas, del volere creare la cultura. E allora diventa importante, Giuseppe, che in questo momento noi siamo venuti perché vogliamo dare un appoggio come Cittadinanza a tutto ciò che è cultura, perché il semplice dire antimafia, facciamo anche la semplice marcia antimafia, se noi non gli diamo il pensiero della cultura, noi non usciremo mai qua in Sicilia. E allora sullo Stato deviato che si riferiva la famiglia Agostino, non lo Stato costituzionale dove lui invece ha un credo elevato, chiaramente lui diceva lo Stato deviato con le mele marce, perciò già parliamo di un antistato. E allora la cultura dove arriva? Che i stessi cittadini, e così è anche un promemoria per Corrado, sono arrivati in questi anni ad andare avanti. Voi dovete sapere che nel processo trattativo a Stato Mafia la famiglia Agostino è stata messa fuori. Sembra dire, è stato dato un tempo cronologico dicendo che la storia inizia dal 92. Da 89 non esiste. E allora i cittadini hanno avuto l'opportunità di riunirsi e porsi come parte lesa. Cioè lui non l'ha potuto fare. Noi altri
ci siamo posti come parte lesa al nuovo corso giudiziario trattativa Stato Mafia, in cui lascio a voi tutto ciò che si sa in questi giorni, sino anche al problema della famosa agenda rossa. Come vedete, ritorna sempre un qualche cosa che, pur presa nel video, è stato trattato un video tra il magistrato Ayala e con il tenente colonnello, come si chiamava, che mi sfugge? No, con la borsa in mano, Arcangelo, cosa del genere, visto pure con la borsa. Sono fatti che risalgono a 21 anni fa, solo oggi presi in esame. Perciò io torno a ripetere, è una mafia da legare, è una mafia, è un libro da leggere, ma ci tenevo a far sapere allo scrittore che noi altri, dove c'è la presenza di legalità, noi anche da lontano veniamo. Questo ci fa piacere, enormemente piacere, e condividiamo tante sue parole. E abbiamo, per quanto riguarda Stato Mafia, c'è il discorso anche di Borsellino, che è aperto. Borsellino, il quale diceva questa, se questa gioventù ci viene dietro, anche la terribile mafia svanirà come un incubo. Ecco, lui aveva compreso perfettamente tante, e noi speriamo che certe cose vengano chiarite nel modo migliore. Del resto anche la madre di Borsellino si era battuta e continuava a battersi per cercare la verità. Non vogliono altro, vogliono soltanto la verità. La sorella, il fratello, Manfredi Borsellino e tanti altri vogliono soltanto la verità, e noi a questo siamo perfettamente d'accordo, che venga fuori la verità. Volevo aggiungere una cosa, signor Agostino. Riccardo Agostino non è morto in vano, Antonino Agostino, scusate, non è morto in vano. Il suo nome, assieme a tanti altri, il suo nome che parrebbe per tanti sconosciuto, ma messo accanto a tanti altri più conosciuti, come Falcone, come Borsellino, come Montana, Cassarà e così via di seguito, continueranno a dare speranza alla gente. Questa è la cosa più importante. Continueranno a dare speranza alla gente perché ci sia una società migliore, e questo credo che sia una delle cose che noi ci possiamo e dobbiamo sempre augurarci. Del resto tante cose sono migliorate, le forze dell'ordine continuano a combattere questa mafia, anche la magistratura si è battuta, e quindi alcune cose continuano a migliorare. Noi ci auguriamo che migliorino sempre, e affido per le conclusioni a Mario Corrado De Rosa. Lo so. Noi siamo con mia moglie. Ecco, dice, noi siamo con mia moglie, siamo in missione. Ecco. Dice il signor Agostino, noi con mia moglie siamo dei missionari. Io lo ripeto per la radio perché siete lontani, e quindi... Missionari perché? Perché? Ecco, signor Agostino, ecco, per una conclusione sintetica, perché siamo... Sì, subito. Noi siamo dei missionari, per quale motivo? Perché noi eravamo nel terreno arido, però abbiamo raccolto tanto frutto, tantissime, perché noi andiamo in lungo e largo. Ieri per esempio siamo stati in una scuola, l'altro ieri ancora eravamo a Siracusa, l'altra volta mi trovavo in Calabria, a mio figlio gli hanno intitolato già 5 presidi di libera. Ecco, nell'Italia. Ecco, questo ci fa enormemente piacere, signor Agostino. E per le conclusioni, Mario Tanto spetta il compito di ringraziarvi, lo farà anche Corrado De Rosa, per la vostra partecipazione proprio a questa manifestazione, che ha toccato anche il cuore, ha toccato il mio cuore, ma credo anche il vostro, sentendo marito e moglie Agostino e la signora. Ma io una conclusione veloce, direi questo: grazie a Corrado per averci dato la possibilità di riflettere su questa tematica, e parafrasando il tuo titolo direi quasi che il problema italiano è che
da una mafia da legare c'è una politica da legare. Io invece non aggiungo altro, vi ringrazio e sono stato molto contento di essere qua.